Ragazzi, puntata bellissima, puntata stupenda. Siamo in compagnia di Chiara Bella, figlia del maestro Gianni Bella. Scusa, ciao Chiara. A tutti, grazie, grazie Alberto della presentazione. Sì, è giusto dire figlia di, perché giustamente è lui il grande. È sì, però tu sei la grande raccontatrice oggi come oggi, memoria. Oggi sì, oggi devo dirti che sono, Alberto, posso dire che sono la voce di mio padre, perché purtroppo con la malattia che è avvenuta appunto nel 2010,
quindi è stata compromessa proprio la parola, e da quel giorno, anche se lui, insomma, la comprensione è perfetta, è ottima, però seguo, ovviamente, sono proprio la sua voce, quindi molte cose dei suoi progetti, è inevitabile che io, insomma, ci sia. Ecco questo. Poi, Allora, vabbè, ho fatto. faccio una premessa intanto. Prima di tutto, perché Gianni Bella, una puntata di storia di musica che è un piccolissimo format, un microscopio, però è Beh, seguito da tantissimi appassionati bravo, che amano giusto. anche un po' quello che sono un po' le storie del dietro le quinte di tanti artisti. Tuo padre, che per me è un maestro, perché tuo padre è uno dei più grandi autori della pop music italiana. Questo va detto, Grazie. ti avvicini un pochino di più che Sì, sei con te. certo, sono troppo Va lontana, detto sì. perché se no, certe volte noi siamo anche, molti sono capaci di dimenticarsi. Allora, cominciamo dall'inizio, raccontiamo un Sì. po' la storia di papà. Allora, i primi passi di Gianni, io mi sono documentato perché non conosco, molte cose le No, conosco, però certo, ovvio. Io diciamo che lui devo. si muove, prima di tutto è nato come autore, no? Ma prima di Perfetto. lui faceva parte di un gruppo, mi sembra. Tu un po' hai studiato, un po' l'inizio. Allora, devo dirti Alberto, ho studiato un po' perché ovviamente se, ho sentito sempre negli anni, ovviamente con lui, con la famiglia, eccetera, e nelle varie interviste. Comunque, diciamo proprio, partiamo proprio da inizio, devo dirti che la sua indole, la sua dote nasce proprio da una vincita che aveva 10 anni da questa tombola che vince questa chitarra. Da questa chitarra parte, devo dirti che è la sua, quindi il suo interesse, e dal suo interesse, quindi nella sua Catania, nella sua piazza Bovio dove viveva, eccetera, da ragazzino, con i suoi gruppi locali di altri musicisti, va nelle cantine, nei club a suonare con il gruppo. Quindi i suoi miti iniziali erano Jimi Hendrix, no? Proprio per la chitarra, per capire un po' la tecnica, le cose. Poi si sposta nel blues, sul blues come genere è suo, e Otis Redding è il suo maestro, e da lì Billie Holiday, insomma tutta la parte blues importante. Poi, Perché c'è la natura sì, blues anche in lui, eh? c'è. Quindi, come... Secondo me c'è proprio, soprattutto quando creava anche il provino senza il testo, perché nasce appunto prima la musica, no? Nel suo modo di lavorare nasceva appunto la musica, e lui, per mettere la metrica, per cantare la melodia, faceva questo finto inglese che forse molti artisti adesso non so, però lui proprio la sua particolarità, e quindi questo finto inglese lo portava proprio, se fosse nato, secondo me, in America. Comunque aveva veramente questa indole sua dentro, è sempre stato attratto proprio da questo stile, diciamo, che poi Però dopo possiamo dire una cosa, che partendo da lì, ma poi per arrivare alla sì. prima parte professionale, Sì. come è arrivato alle messaggerie musicali, alla CGD lui? Ci è arrivato da solo mandando dei provini, come era la faccenda? Allora, lì è arrivato, devo dirti che si sono spostati come famiglia, diciamo, anche perché sai che nella famiglia sua c'era ovviamente Antonio che aveva coinvolto un po' tutti e quattro, che sono Antonio per la scrittura, Rosario il più piccolo, poi il pianista che poi ha composto delle cose insieme a mio padre, e Marcella che ovviamente è stata la prima che ha spinto un po', diciamo, anche mio padre a far conoscere, insomma, la discografia stessa di mio padre. Quindi sono andati a Milano, convocata da Ivo Callegari, che aveva notato. Ivo Callegari allora era il manager, produttore manager della CGD. Allora, Ivo Sì. Callegari aveva notato Marcella in una serata in Sicilia, dopo essere stata notata in una serata sì, a Catania, non ti so dire bene dove, in Sicilia, e da Caterina Caselli, da Mike Buongiorno. All'inizio Marcella è stata notata, poi Ivo Callegari era al CGD, quindi li ha chiamati e sono poi saliti, e da lì, insomma, è nato. Diciamo, insomma, sono nate Allora, varie ti dico una cose, cosa ecco. io, che allora Vai, che CGD, no, sei tu, perché sì, solo io non si so. supporta, la CGD allora, Bravo, alle edizioni supporto. musicali c'era
un certo Ettore Carrera, che era un Ah, grandissimo ok. editore, era l'editore della Sì. CGD, uno Ok. dei padri fondatori delle... Sì. Perché parliamo delle edizioni, perché Gianni ha cominciato come autore, il Come cantante sta autore, facendo. E dopo, sì, naturalmente, certo. qual era il miglior cavallo di razza su cui puntare? Marcella. Da qui Giusto. nasce, Sì. credo, probabilmente, c'è stato, Bigazzi era già un autore della CGD abbastanza importante, e lì c'è stata l'unione dei due. Si C'è sono stata incontrati. un'unione, io ti dico una chicca, non so se Ecco. appunto tu sei informato di questa unione, avviene che nel corridoio sembra, adesso ovviamente sembra così, insomma, che nel corridoio degli uffici di Callegari, Ivo Callegari, che dicevo appunto era produttore, al pianoforte mio padre si era messo a suonare appunto Montagne Verdi, stava suonando per la parte musicale. La segretaria, allora, che si chiama Adele, non so se la conosce, Adele Di Palma, insomma, era segretaria lì dei degli uffici, ha sentito questa cosa e lo indirizza subito, dice: perché non vai subito da Alfredo Cerruti, che era il neo direttore della CGD in quel tempo. È stato proprio Cerruti a dire: ok, ti faccio conoscere Giancarlo Bigazzi, Ah, così da bello questa questo. musica, da questa appunto tua composizione, può nascere una collaborazione. Secondo me il giusto autore per questa di testi è Giancarlo Bigazzi, e da lì parte proprio tutto, con ovviamente con Giancarlo, con i primi testi. Quindi Un sorriso e poi perdonami, Sole che nasce Montagne sulle tue Verdi. more, Montagne Verdi, appunto nel 72, ovviamente Io domani, che come autore vince appunto il Io domani festival. mi ha sempre fatto impazzire quando dice io domani, te lo giuro, cosa no? Ma poi Il era testo una di canzone Bigazzi, no, fortissima. Questo il testo bellissimo, il è testo è bellissimo. veramente stupendo, appunto Questa di donna Giancarlo, combattuta che sta con combattuta. quest'uomo, però la canzone in sé è proprio fortissima. Senti No, è una riuscito cosa, molto però bene, questa sì. magari anticipiamo qualcosa che poi lo ribadiremo anche dopo. Da quello, una sera che mi ricordo c'eri anche tu, che eravamo ospiti della nostra amica in comune Francadini, Gianni Sì. ci rivelò che in effetti il suo rapporto con Bigazzi era sempre stato molto combattuto, perché Bigazzi tendeva un po' a, non dico opprimerlo un po', cioè un po' Sì. troppo. Giulio, Dopo poi quando si è messo con Mogol invece, il si è nostro sentito più Comogon, libero. sì. È vero che questa cosa qui un po' lui lo pativa un po' Se Bigazzi. secondo me emotivamente, a livello proprio emotivo suo, del suo carattere, anche mio padre è un po' con una certa sensibilità, si scontrava un po' con, diciamo, Giancarlo aveva questo, era, chiamiamolo il sarto, l'artigiano, no? Era come un toscanaccio, come dice anche Gianni Sì. Bigazzi, lo chiama proprio il toscanaccio, quindi caratterialmente devo dire che era sanguigno, ecco, come possiamo dire, e quindi a volte era un po' conflittuale il loro rapporto, mi viene Perché da dire, no? c'erano Perché due c'era caratteri che si scontravano. sui due caratteri, Perché perché anche Bigazzi mio era padre, un po' prepotente, diciamo, anche invece di insomma, produttore, magari il suo ruolo era quello lì. per dirti, forse anche il carattere di mio padre, comunque si è sempre in due, comunque c'era questa cosa che forse lui accusava un po', no? Questo, però Giancarlo, devo dire che ha creato proprio dei grandissimi successi. Mio padre è ovviamente, con Non si può morire dentro, nel 1976 vince il Festival Bar, proprio come, vabbè, lui viene con più tempo. Aspetta, aspetta, Ah, hai corso scusami, troppo, scusa. mamma mia. Manca ancora, ma più ci penso, Più più ci ci penso, penso, più mi bellissimo. viene No. voglia di lei. Disco per l'estate Bellissimo. 74, Sì. debutto di Gianni Bella come Debutto cantante. come interprete, sì, suo Sette, sei ovviamente. mesi in classifica, ragazzi, sta canzone. Io ho letto che la canzone è entrata in classifica tipo Sì. giugno, così è uscita a ottobre Sì, dalla classifica. assolutamente. 6 mesi di E classifica. la cosa divertente, Alberto, che in quell'anno lì, nel 74, c'erano in classifica nella hit delle prime 10, tutti e due, Marcella con Nessuno Mai e lui con Più ci penso. Quindi un po' si inseguivano, quindi si superavano. C'era questa cosa dei due Bellissimo. fratelli, bellissimo, 74, cioè che è una rarità, insomma, avere nella stessa famiglia. Due che, insomma, il brano poi era sempre di mio padre, ovviamente, e il testo sempre Bigazzi, e quindi c'è stata questa cosa che era divertente, che in classifica si inseguivano, no? Uno su, uno giù, cioè era una cosa, insomma, Senti, io particolare. però vorrei dire una cosa, che Gianni Bella come autore
Io parlo adesso del musicista, perché Sì. Migliaccio qui era soprattutto autore di testi. Sì. Gianni aveva ha una caratteristica che è quella che riesce a fare delle canzoni popolari di classe. Cioè, questa è la forza, perché tutte le canzoni di Gianni Bella non sono mai, sai che io dico il popolare, non so come dire, sai Scontato, quel popolare forse un po' così, un po', ma lui. sì, un po' scontato. Lui ha Esatto, quella esatto. melodia che rimane nella testa, perché rimane, Esatto, cioè, esatto. è immediata, ma nello stesso tempo non è scontata, mi viene da dire. Ecco, non so, Alberto, mi viene questo termine, No, non è infatti, scontata. è quel Cioè, non... popolare di classe, non c'è poi. Bravissimo, hai ragione, Ma il grazie. successo veramente pazzesco, ti dirò che fu una delle canzoni che allietò un'estate mia pazza di innamoramento per Mara Maion, che quando È praticamente vero. persi la testa per Sei loro, stupendo, nell'estate del stupendo. 76 ci accompagnò. Eh Non si sì. può morire dentro. Sì. Lo sai che dicevamo noi anche. Oh, questa è la canzone dei carcerati, perché il Bravo. carcerato Sì, ci sono dice, però tante che cose successone questo qui. su questo titolo, su questo brano successone. Era allora, poi, diciamo, il successo veniva dato, tra virgolette, dal pubblico vero, perché erano con i gettoni dei jukebox nelle spiagge, nei bar, piuttosto insomma, negli altri posti, dove determinavano il successo proprio era il pubblico. Il pubblico, proprio la gente, quindi questo Non si può morire dentro è stata in Italia proprio per mesi e mesi, ed era, devo dirti, che era seconda solo a Battisti, con Ancora tu, che era diciamo nei riscontri annuali. Devo dire che è stato un successo pazzesco, questo, sì. Allora, in effetti tu parli di Battisti, diciamo che Gianni nella vocalità ha qualcosa di lucio, perché sono quelle voci che non sono belle, definizione belle, Ritmiche, sono sono particolari. ritmiche, sono particolari, anche molto ritmico, secondo me, diciamo, per la cultura anche italiana, della melodia, del canto italiano. Loro avevano una modernità, avevano, sì, appunto, che mio padre non canta più, però comunque una modernità proprio nel ritmo, io credo. Erano simili anche, insomma, per questo mi viene da dire, È vero, hai ragione, un po' forse nel modo anche nella scrittura, che soprattutto poi arriva dopo con Mogol. Arriva con Mogol con una canzone che diventa anche un hit internazionale, che ancora adesso viene riconosciuta che è nell'aria. Nell'aria ha una Eh sì, melodia ancora bellissima. adesso, dal 83 fino ad oggi, viene ancora risuonata. Addirittura mi ricercano, mi chiamano dei DJ, perché noi siamo appunto editori, mi chiamano per ricreare, per rifare anche dei remix, per rifarla in tantissime, devo dire, in tantissime versioni. C'è da dire una L'hanno cosa, perché tua risuonata. zia qui è in una forma pazzesca. Cioè, Pazzesca. nell'83 io mi ricordo, mi sono andato a rivedere su YouTube la tua Sì. messa. Tu sei una donna, non posso dire la È una definizione belle. al maschile vero, È vero. pazzesca, Sì, pazzesca, veramente. Sembra un cioccolatino, una cosa stupenda. una cosa stupenda, no, devo dire, glielo dico sempre, veramente, anch'io, perché è di una bellezza lì E proprio proprio c'ha la quelle mosse luce, tipo. quelle mosse precise, il look, ovviamente, quel look che adesso mi sfugge il nome, aspetta, mi sfugge, Non vabbè, era Cesare Alberto. Zucca? Lo Sì, bravo, bravissimo. Ottimo. Cesare Zucca, che aveva ricordo. creato questa immagine con i pizzi, il guantino di pizzo, All'inizio. il capello raccolto, questa proprio molto sexy, perché in effetti il testo, come saprai anche tu, il testo questo di Mogol, è un testo dove c'era questo. Infatti, quando arrivò il fax, allora c'erano i fax, no? Con i testi che mio padre, quindi, aveva letto questo testo, non so se erano al telefono, insomma, comunque di persona. E Marcella diceva: ma questa cosa non riesco bene a capire, la mia gatta ancora lì non parla, mi dice sì, insomma. E mio padre cercava di mescolare un po' le carte, dicendo: no, no, ma tu la canterai benissimo, un po' per Sì, perché lei insomma, aveva perché credo paura che di sembrare di troppo. sembrare troppo, hai capito? Però in Troppo. effetti, cioè, allora diciamo che c'è.
la fusione, la bomba di questa cosa, questo successo, da che cosa dipende? La bellezza di Marcella, la credibilità di Marcella, la vocalità di La Marcella, anche vocalità. se certe volte quelle O chiuse che davano tanto fastidio a Giulio Rappetti, però è una sua È la sua caratteristica. La caratteristica. canzone, Pazzesco. pazzesca, l'arrangiamento mi sembra che fosse. Di chi era l'arrangiamento? L'arrangiamento nell'area credo che sia Celso Valli, non Celso vorrei Valli, che che è un Celso Valli. grandissimo. Queste cose ne hanno fatto diventare un pezzo pazzesco, però che è anche bellissima. Poi, no, poi esce nell'85 e arriva l'ultima poesia. Tanto E si nel 85. interrompe, nel frattempo si interrompe definitivamente, Nel cioè, frattempo con Bigazzi e comincia la Bigazzi, collaborazione con Mogol, con no? Mogol, che era, come abbiamo detto prima, insomma, cambia un po'. Devo dirti che i giornalisti allora scrivevano i giornalisti di un suo cambio di scrittura, proprio come se fosse un po' più sofisticato, tra virgolette. Era È vero, diventato sofisticato, un po' più raffinato, cioè, perché poi è subentrato, quindi è stato ancora di più, diciamo, questa parte sofisticata arriva anche dagli arrangiamenti di Jeff Wesley. Infatti il primo suo personale album arriva nell'80, appunto nell'80, sì, siamo insomma in quegli anni di Nell'aria con GB1. GB1 è il disco suo primo con la collaborazione con Mogol e Jeff Wesley, e quindi lì c'era veramente dei mostri consacri come Phil Palmer alla chitarra, c'era veramente un lavoro immenso dove appunto questi giornalisti critici avevano dato un Però grande possiamo, parere. scusa Chiara, mi permetto di Sì. dirti una cosa. Secondo me qui c'è, secondo me, un Gianni Bella che come autore decolla in una maniera strepitosa, ma il Gianni Bella artista rimane, secondo me, un po', cioè, non che non sia stato importante, ma diciamo che secondo me è venuto più fuori il Gianni Bella autore che ha scritto La mia nemica amatissima, ha Sì, scritto per la per Vanoni, cioè la c'era molto. Vanoni, sì, negli Però anni non che lui 80, sì. fosse andasse male, secondo me si notava di meno la sua potenza Sì. artistica. Si notava di meno, cioè, in effetti come suo successo personale, come Gianni, a livello, io dico, di pubblico, in effetti in quegli anni ha avuto cioè era proprio più, sì, come hai detto tu, precisamente come autore, anche se lui stesso, per lui erano dei capolavori scritti per sé, quindi Logicamente, però. Nuova Gente era quel brano, insomma, che aveva poi interpretato anche Mia Martini, insomma, Nuova Gente Ma non lo è conosce. possibile, secondo te, che mentre la collaborazione di Bigazzi ha favorito tantissimo il suo essere cantautore, magari con Giulio abbia invece favorito tantissimo il fatto autorale, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Lui È come autore questo, ha cominciato a scrivere canzoni che non ne metteva una dietro l'altra di successi. sì, dici Poi un po' cosa, bene. parliamo un po' degli anni 90, cosa succede Anni prima? 90, anni 90, invece Alberto qua c'è, diciamo, lo chiamiamo un po' un buio, c'è stato un po' un momento non di chiusura, comunque non si sapeva più nulla, diciamo, negli anni 90 c'è stato un po' un momento di riflessione anche su se stesso, Un infatti po' lui, di crisi, chiamiamoli anni diciamo, un po' di crisi. di crisi, sì, anni di crisi, negli anni 90, perché poi tra l'altro ha scritto questo album, era crisi proprio perché non si è prodotto, diciamo, questo album scritto da lui, addirittura i testi ha scritto in questo album che si chiama Vocalist, però su una sua grande, diciamo, soddisfazione personale veramente l'ha avuta perché è riuscito ad andare a collaborare con grandissimi musicisti di fama internazionale come, sai, Frank Gambale alla chitarra, sono musicisti a Los Angeles, è stato Enzo Todesco, Bisonette al basso, insomma, ha avuto, questo è un grande arricchimento proprio musicale personale. Lui era felicissimo, mi ricordo, di avere avuto questi musicisti che erano entusiasti di suonare i suoi brani. E poi con il duetto, anche negli stessi anni, con il duetto con Gino Vannelli, Bella Donna, dove appunto lui scrisse anche il testo.
E questo sì, è un stato, sono gli anni, diciamo sì, di crisi proprio, forse di un po' di introspetto, però ti ripeto, era una crisi che lui poi ha compensato con questa grande soddisfazione di avuto questi musicisti che suonavano nel suo disco. Dietro intanto ho messo Marcella Ho che visto, senti, fantastica, che qui fantastica. dico Marcella che qui era mica male. Come... Eh sì, Allora diciamo che gli anni 90, otto. però a un certo momento, attenzione, gli anni 90 si chiudono anche con un successo Vabbè, pazzesco. questo è pazzesco. Dillo tu il successo. È successo appunto nel 99 con la prima collaborazione con appunto Adriano Celentano, il successo di Non so parlare d'amore, il primo album, poi ne sono stati, sono seguiti altri quattro, ma il primo veramente è stato un'esplosione veramente. Io mi ricordo che ascolto, perché era uscito il primo singolo, era Gelosia, no? Gelosia era il primo singolo e ascoltavamo, lui era ancora, c'erano appunto la radio, ancora non c'era internet con YouTube, erano proprio i primi momenti, e devo dire, ascoltava, girava la radio e via, si sentiva questo brano ovunque, ovunque. Era 99, lui una soddisfazione, mi ricordo ancora la sua risata, la sua felicità nell'ascoltare questo brano proprio trasmesso dappertutto. Poi dopo col secondo singolo, L'emozione in una voce, che è lì, insomma, Non so, ma credo che piccolo. il disco di Celentano abbia venduto, forse è stato uno dei più ultimi Sì, dischi, ha superato il milione di copie, no? Una cosa... assoluto, 1.500.000 di Ma copie, ti rendi conto? pazzesco. Ma che era proprio gli ultimi fisici, perché poi si è passati al virtuale, cioè al virtuale, scusa, sì, al internet con le visualizzazioni, con tutto il resto. Quindi sono stati i primi, secondo me, gli ultimi fisici venduti Sì, così perché anche, tanto. no, ma poi vabbè, poi ho scritto No, ancora per dirti. anche per l'album successivo, no? Ha scritto per No, per sempre, c'è sì, sempre per un sempre. motivo. Ci sono 99, quindi io non so parlare d'amore, 99, 2000, Esco di Rado e Parlo Ancora Meno, che aveva tre o quattro brani da con Per Averti, adesso non mi sfuggono comunque altri singoli molto che hanno avuto successo, Per Sempre nel 2002, e poi vabbè, Dormi Amore, l'ultimo insomma comunque fino al 2007. Però sì, il primo album dove c'era l'arcobaleno, l'emozione della voce, devo dirti Però che io ho è saltato una cosa saltato. che mi riguarda, scusami, È infatti perché 88. No, adesso perché sei stato 88. tu mi hai portato già avanti, ma 88. E torniamo indietro. Torniamo di, vabbè, dai, non di tanto. Comunque, l'88 è un grande anno anche perché scrivi. Con te, quasi tutto l'album, tu avevi scritto Sì. l'album di Marcella con il grande singolo che quarto, giusto a Sanremo dopo la Saremo, tempesta. saremo. Dopo la Sanremo tempesta quarto, saremo. Sì. Sì, giusto? Si è classificato benissimo con andò, mi sembra fu quarta, quarta, sfioramo. sì, quarto, E nel poi ti quarto dirò che una posto. canzone che, la canzone che ho notato, guarda, mi ha fatto un piacere pazzesco, perché quando c'è stato l'evento, una serata bella per te Gianni, Sì, che l'ha fatta Rete 4, che eravamo tutti al Teatro dal Verme, eravamo tutti lì a bellissimo. fare il tifo per Gianni. Quando sono usciti Loredana e Marcella a fare Dopo la tempesta, sai che c'erano tutti. Hanno avuto la canzone, ha avuto più applausi In di tutte le assoluto. Io canzoni. ti dico, Alberto, che ho seguito poi come assistente, insomma, quindi lavoro con Marcella appunto da diversi anni, durante i teatrali, dopo una serie di concerti che abbiamo fatto dopo le serate belle, quelle su Rete 4, devo dirti che questo brano, Dopo la tempesta, è quello in assoluto dei i giovani, che i giovani ancora oggi, giovani, voglio dire che amano più in assoluto, il ventenne, il venticinquenne, il trentenne è quel brano veramente molto, Mi fa molto piacerissimo perché è ascoltato, un una grande canzone che amo da successo. matti. Non Molto sono uno che bella. ama. No, è molto bella. Anche a me piace tanto. Vabbè, prima del 99, poi cosa ha fatto? Vabbè, i suoi Sanremi personali, 99, 91 con La figlia degli Oleandri, che in quel periodo, diciamo, un bellissimo brano scritto appunto con Mogol, e poi 2001, prodotto appunto che ha scritto, che è andato a Sanremo con Il profumo del mare, che è uno dei miei brani preferiti, un blues,
Con la Lui figlia, con la Mori, no? Era col sì, clan. prodotto dal clan, questo brano, ecco, non ha avuto così successo come giuria, come critica, così, però insomma, era bellissimo. Il Lui brano era stupendo. un emotivo, ecco, quindi il Sanremo è chiaro che lo stressavano abbastanza, viene, appunto era Senti, vogliamo fare evidente. qualche saluto? Chi è che vuole venire a salutarci? Dai, c'è Vogliamo qualcuno? fare qualche saluto? Sì, facciamo qualche saluto. Allora, Dai. Alberto, adesso vado un No, io attimo e ti aspetto faccio. qua, non ti preoccupare, io sto qua. Ah, tu aspetti qua, giusto? Vuoi Facciamo che così. la Oppure, fermo momentaneamente, sì, fermo. bravo, si fermala Fermo. perché è meglio. Eso, Vediamo se siamo eso. troppo Ciao vicini. Gianni. Ciao, Ecco, ciao a ciao, ciao. tutti. Ciao, eccolo Grande qui. Salute che mi ha fatto Gianni, un'intervista. eso. Sei in grande forma, sei in grande forma. Sì, Bene, sì. eso, mamma mia. Bene, Allora, grazie. ragazzi, va bene. Io vi Allora, ti saluto, vi ringrazio bacio, un tantissimo e abbraccio a quando è tutti, a pronto te soprattutto. questa cosa te Sì. la faccio sapere, così se poi avete qualche foto da mandarci, le mettiamo nel sito. Sì. Ciao ragazzi, grazie. Ciao, ciao, Bacioni ciao! Enorme, ciao. ciao, Ciao, grazie, grazie ciao. caro, grazie, ciao, ciao. Anche se qualcuno mi odiasse, non farei più nessuna guerra. Per fortuna ancora te, qualche amico caro che amico resterà, la vita è tutta qua. Che ti vorrei senza più entusiasmo. La vita è una bella donna che si dà, soltanto chi la tratterà con più ottimismo. Sono felice insieme a te. Non si può fare più.
bravi, che bella, che bello questo momento, grazie davvero. Due fratelli straordinari e qui ci hanno riassunto tanti anni di carriera, di emozioni, di successi per voi e di emozioni per noi. Abbiamo è rivissuto. Sempre emozionante cantare queste canzoni che ha scritto, devo dire grazie a Gianni. Grazie al maestro. Un applauso appunto a Gianni. Gianni, sei stato bravissimo. Complimenti. Bravo maestro, bravo l'orchestra, complimenti.